mortale tra auto e scooterone a Rosciano di Fano, perde la vita un 57enne di Sant'Orso. L'ira dei residenti è una tragedia annunciata. Chiediamo da anni la rotatoria. Vaccini, il governatore Acquaroli ribadisce: lasciare libera la scelta, restiamo uniti e mostriamo un senso di responsabilità. Colli al Metauro va al voto con un anno di anticipo a sfidarsi per la carica sindaco l'assessore Pietro Briganti e l'ex dirigente scolastico Candio Curina. Pochi soldi, carristi ridotti all'osso e la sicurezza che limita gli accessi per Riccardo Deli, carnevale di Fano non andrà lontano nel tempo. L'ex carrista dà la sua ricetta per salvare l'evento più dolce e antico della città. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Questa sera apriamo il telegiornale con il tragico incidente avvenuto a Rosciano di Fano, dove ha perso la vita Alessandro Minardi. L'uomo a bordo di uno scooter si è scontrato con un'auto che non ha rispettato la segnaletica stradale. Sconcerto e rabbia tra i residenti che parlano di una morte annunciata. È deceduto in poco tempo Alessandro Minardi, 57 anni, di Sant'Orso, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 13.30, nello spartitraffico tra via Campanella e la strada comunale del cimitero a Fano in zona Cotma. L'uomo, che era a bordo di una Yamaha T-Max 500, stava provenendo dalla rotatoria di via Galilei, quando all'altezza di via Giuseppe Beretti si è scontrato con un Audi A4 Station Wagon proveniente dal senso opposto. Secondo i rilievi eseguiti dai vigili urbani, il conducente dell'auto, un 26enne di Milano a Fano per lavoro, ha svoltato a sinistra non rispettando la segnaletica in questo tratto di strada tanto contestato negli ultimi anni e delimitato da paletti a terra e due fioriere in cemento posizionate nel passo prima per evitare simili manovre. Purtroppo l'urto tra i due veicoli è stato violento e il 57enne ha centrato la fiancata laterale della vettura, rimanendo incastrato nel finestrino con una parte superiore del corpo. I sanitari del 118, chiamati da una passante, vista la gravità del sinistro, avevano allertato l'eliambulanza, che però, una volta arrivata sui cieli di Fano, è tornata indietro. Infatti i soccorritori, nonostante le manovre di rianimazione, ne hanno dovuto constatare il decesso. Minardi, meccanico di una ditta Calcinelli, appassionato di caccia, di cani, di motori e molto notte in città, lascia l'ex moglie e una figlia. Invece il conducente dell'Audi, in forte stato di shock, è stato trasportato all'ospedale Santa Croce. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco e tre pattuglie della polizia locale comandata da Anna Rita Montagna. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato chiuso al traffico per permettere gli accertamenti e i rilievi di rito. Partita d'ufficio, la denuncia nei confronti del giovane per omicidio stradale. Pian pian ci scappa il morto e ci scappetti. Lo dicono da anni ed ora, purtroppo, oltre al dispiacere si aggiunge anche la rabbia. Sì, perché sono state decine in questi anni le richieste avanzate dai residenti al comune per chiedere la messa in sicurezza dell'ingresso al quartiere di Rosciano. Traversano tutti i macchi, da lì, guarda, vengono su qua, io laggiù uguale. Laggiù vedi c'è l'incrocio che va così la strada, invece deve andare sulla rotonda, nessuno ci va. 10 volte al giorno qui. E non rispettano la segnaletica? Qui se rispetta niente nessuno. O ci fanno in rotonda, perché ma che vede, pian pian ci scappa il morto. Anche altro ieri, uno tagliato qui, io venivo su, tagli lì, poi ti fanno così col dito. Ah, è una vergogna, eh. Laggiù fanno uguale. A luglio del 2020 l'amministrazione comunale aveva approvato una delibera di giunta che prevede la realizzazione di una rotatoria del diametro esterno di 50 metri all'intersezione tra via Campanelle e via Baretti e poi una mini rotatoria di 25 metri in prossimità dei campi da bocce. Un intervento che rientra nel tracciato delle opere compensative relative alla terza corsia dell'autostrada, ma che ancora oggi non è stato realizzato. Dove abita lei? A Rosciano. Quindi conosce bene questo spartitraffico? Sì. È pericoloso? Guarda, ieri, infatti ho detto, ieri venendo giù in bicicletta, qui sono su contromano in due macchine addirittura. Mi ha chiesto scusa, ma... Capita spesso? Sì. Era già stato detto più volte al comune di Fano? Vabbè, ho messo le fioriere qui due mesi fa, neanche. Prima non c'era neanche quello, passavano tutti lì addirittura. E sono tanti i residenti che oggi pomeriggio ci hanno raccontato di aver visto auto contromano e incidenti sfiorati. Altri, invece, sconcertati per quanto successo, hanno preferito non rilasciare interviste, ma ci hanno chiesto di lanciare per loro un appello al sindaco Seri. Abito qui a Rosciano e adesso passavo e ho visto questa tragedia che è successa. Purtroppo, come dicevo, è una situazione che è così già... A colpo d'occhio si capisce che è una cosa ridicola
e purtroppo ci voleva un evento come questo, una tragedia come questa per forse smuovere qualcosa. Però nel frattempo, insomma, la tragedia è accaduta ed è una cosa, non lo so, una tragedia veramente immensa. E per saperne di più sulle due rotatorie siamo in collegamento con l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Fabiola Tonelli. Assessore, buonasera. Ha sentito buonasera. Della tragedia e delle lamentele che ne sono seguite. Che cosa risponde ai cittadini? Allora, intanto volevo fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia per questa tragedia che è successa oggi, non solo da parte mia ma anche da parte del sindaco, di tutta la giunta e l'amministrazione. Quello che posso dire, avrei voluto dirlo in circostanze diverse, perché appunto abbiamo già in previsione di il finanziamento di questa rotatoria che avevamo annunciato tempo fa. Al fine mese avremo appunto i fondi disponibili, abbiamo il progetto esecutivo, quindi a brevissimo partirà l'appalto per la realizzazione della rotatoria che sostituirà lo spartitraffico dove è avvenuto l'incidente, compresa anche la piccola rotatoria, ecco, dove vediamo l'immagine adesso. Quindi a brevissimo, speriamo nel più breve tempo possibile, riusciamo a completare questo lavoro. Si parla della fine dell'anno, prossimo anno? Non posso dare adesso delle tempistiche. Da quando abbiamo a fine mese i fondi disponibili, partirà subito la gara d'appalto. Qual è il costo dei lavori? 500.000 euro. Complessivi, ok. Quindi complessivi, sì, esattamente. Per entrambe, sì. Quindi possiamo dire che per fine anno ci auguriamo di iniziare i lavori. Bene, grazie Assessore, grazie e buona serata. E noi andiamo avanti grazie con... Tutti voi. Grazie. Noi andiamo avanti con la sanità, perché oggi il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ha ribadito che la vaccinazione anti-Covid deve restare su base volontaria. La vaccinazione anti-Covid resti su base volontaria, ma allo stesso tempo è importante vaccinarsi. È il concetto ribadito oggi dal governatore Francesco Acquaroli, che ha preso parte alla cerimonia di consegna di 15 attestati relativi a un corso di formazione sulla sicurezza. Da mesi io ritengo che nella nostra regione la vaccinazione e il numero dei vaccinati lo testimonia, è stato un fenomeno che ha avuto una ampia adesione spontanea e volontaria. Credo che la vaccinazione debba restare su base volontaria e su una adesione che lasci la libera scelta a ogni singolo individuo, e credo che però tutti sanno che io sono vaccinato, credo che sia un atto importante per cercare di mettere in sicurezza se stessi e mettere in sicurezza chi è intorno a se stessi. Rispondendo alle domande dei giornalisti, il presidente ha ripercorso anche le ultime tappe della campagna di immunizzazione. Acquaroli ha ricordato che ha preso forza per tutti i cittadini nel mese di maggio, per poi rallentare ad agosto. Ma aspetterei la fine della vaccinazione, ha detto. Abbiamo numeri e percentuali altissime di popolazione che ha aderito. 5 mesi fa, se qualcuno mi avesse detto che a settembre avremmo avuto l'80% dei cittadini marchigiani vaccinati, avrei fatto il plauso ai marchigiani, al sistema sanitario e a tutti noi. Quindi non rincorrerei quei numeri, perché poi in questa fase, che è una fase ancora in itinere, una fase dove le variabili sono in essere sono tanti, mi concentrerei a mettere in campo tutte le sinergie possibili e immaginabili per ridurre l'impatto della pandemia sulla popolazione, per cercare di recuperare in maniera più forte la normalità nella nostra quotidianità, il rilancio economico e la sicurezza di tutte le fasce. Questo credo che possa essere fatto con i tamponi, con il tracciamento, con l'isolamento in caso di positività, con la mascherina, con il distanziamento, con la disinfettazione delle mani, degli ambienti, la reazione delle scuole, tutte quelle azioni che messe insieme aiutano a prevenire e prevengono anche, diciamo, un ritorno forte dell'ondata. Quindi restiamo uniti, compatti, senza dividerci, senza spaccare la popolazione, mostrando senso di responsabilità e maturità. Nelle ultime 24 ore nelle Marche si è verificato un decesso legato al Covid. Si tratta di una donna di 84 anni residente a Loro Piceno nel Maceratese. Tra le nuove diagnosi invece positive registrate sono 207. In testa per numero di contagi c'è la provincia di Macerata con 79 casi, mentre nel Pesarese se ne contano 33. I ricoveri negli ospedali sono 80 più 1 rispetto a ieri. Resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre c'è un degente in più in semi-intensiva.
Ancora cronaca, i vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nel comune di Ostra, in via Aldo Moro, per l'incendio di un furgone alimentato a gasolio. Il conducente, mentre era alla guida del mezzo, ha visto del fumo fuoriuscire dal cofano e ha accostato a lato della carreggiata. I pompieri hanno spento le fiamme, messo in sicurezza l'area dell'intervento, non ci sono persone coinvolte. A Colli al Metauro si torna al voto e tra le due liste in lizza per la legislatura c'è quella guidata da Pietro Briganti, Insieme per Crescere. Tra i temi principali del programma ci sono la scuola, la viabilità e la mobilità sostenibile. Il prossimo servizio è curato da Letizia Marchionni. Che noi in questi 4 anni abbiamo dovuto costruire, far nascere un comune. Sono due gli schieramenti, entrambi civici, che si sfideranno vis-à-vis per la legislatura del comune di Colli al Metauro. Dopo la nomina di Stefano Aguzzi ad assessore regionale, si torna a votare prima del previsto, con un anno di anticipo. In ballo ci sono le liste Energia in Comune, con a capo Candio Curina, e Insieme per Crescere, guidata da Pietro Briganti. 51 anni, laureato in economia, sposato, Briganti, attualmente assessore ai lavori pubblici, in scadenza di mandato, propone una squadra a forte spinta femminile, con la presenza di 9 donne e 7 uomini, con al suo interno l'esperienza di 6 riconferme rispetto all'amministrazione uscente e 10 nuovi innesti per un'ulteriore spinta propositiva. Siamo riusciti a creare un bel gruppo, un bel gruppo abbastanza diversificato, dove l'appartenenza politica a me non interessa. Trovo ormai anacronistico che in un comune dove ci si conosce tutti si debba ancora fare queste distinzioni tra bianco, rosso, giallo, verde o partiti. Forse è facile per me dirlo perché non ho nessuna appartenenza politica, quindi non ho influenze di questo tipo. Però qui dobbiamo cercare le persone, è quello che fa la differenza. E io ritengo di avere un gruppo veramente forte, un gruppo dove ci sono delle competenze, delle professionalità che ci danno credibilità al gruppo stesso e che ci faranno governare questo comune sin da subito. Tra le linee guida che vanno a formare il programma della lista Insieme per Crescere, vi sono importanti interventi sulla viabilità anche attraverso il potenziamento della mobilità sostenibile con la realizzazione di marciapiedi e percorsi ciclopedonali. Cercheremo di portare a compimento la realizzazione di un percorso ciclopedonabile in piena sicurezza agganciato al ponte sul fiume Metauro e quindi a sbalzo, per il quale già abbiamo ottenuto da una nota da parte della provincia e un coinvolgimento anche da parte della regione per creare un importante collegamento tra le sponde della località di Calcinelli e la località di Villanova. Altro punto fondamentale che figura nel programma è quello della scuola. Quanto accaduto nella primaria Dezzi di Saltara, ha specificato Briganti, e cioè il blocco del cantiere a seguito di inadempimento dei termini contrattuali da parte della ditta esecutrice dei lavori, per il quale ci impegneremo con massima rapidità per il suo ripristino, non può e non deve mettere in ombra quanto fatto per l'edilizia scolastica. Immediatamente ci siamo attivati per cercare di porre in essere un nuovo bando per identificare una nuova ditta che possa completare i lavori nel più tempo breve possibile, nel tempo più breve possibile. E una volta che verranno espletati tutti gli aspetti burocratici del bando, ipotizziamo che ci vorranno circa 8 mesi per la realizzazione di questa scuola, dal momento che già circa il 50% della sua realizzazione dal punto di vista strutturale era stato effettuato. Noi abbiamo veramente a cuore i nostri ragazzi, ma non solo sulle scuole, anche sullo sport. Investiremo molto e stiamo continuando a investire sulla formazione giovanile, sull'avviamento allo sport dei nostri ragazzi, sulle strutture, e il nostro impegno è quello di portare prossimamente la realizzazione di un nuovo campo da calcio sintetico omologato che possa cogliere le grandi esigenze che ci sono nel nostro territorio, perché abbiamo purtroppo, sono costrette le nostre famiglie a portare i nostri ragazzi in altri comuni. Noi 4 anni fa abbiamo preso in mano un comune che era un comune da costruire, abbiamo rimboccato le maniche per cercare di costruire le fondamenta su cui si basa oggi la nostra crescita futura. Le fondamenta su cui costruire un qualcosa che ora ci dà la possibilità di avere un orizzonte temporale completamente diverso, di guardare al futuro, alla crescita, di far crescere il nostro comune per farlo diventare il punto di riferimento della vallata del Metauro. E restiamo a Colli al Metauro perché verrà ricostruito il ponte ciclopedonale sul rio Barzotto di Tavernelle. La sua chiusura era stata disposta in passato a causa di un abbassamento del piano di calpestio. Dopo una recente verifica è emerso uno stato diffuso di ammaloramento che ne impedisce un intervento localizzato di sostituzione degli elementi in legno rovinati. Quindi l'amministrazione comunale fa sapere che l'intero impalcato verrà sostituito con una nuova struttura metallica.
Pochi soldi, carristi ridotti all'osso e la sicurezza che limita gli accessi per Riccardo Deli. Il carnevale di Fano non andrà lontano nel tempo. L'ex carrista dà la sua ricetta per salvare l'evento più dolce e antico della città. Lo ha intervistato per noi Filippo Pucci. Pochi giorni fa è stata archiviata l'edizione estiva del Carnevale Fanese che ha coinvolto la zona mare e del centro storico. Durante la preparazione dei carri allegorici però vociferava un vecchio articolo in cui l'ex carrista Riccardo Deli, noto per conoscere per filo e per segno la storia della manifestazione e che ricordiamo il suo ultimo carro risale al 2009, diceva che il carnevale, così come lo conosciamo oggi, potrebbe non avere un gran respiro in futuro. Ma che cosa intendeva dire Deli con questa sua affermazione? Lo abbiamo incontrato nella sua casa studio. Deli, lei accennava a una data, quella del 2025. Come mai? In questo caso la data del 2025 è una data, diciamo così, generica, con cui intendo che questi avvenimenti non sono imminenti, ma neppure troppo lontani nel tempo. Il carnevale, così come lo conosciamo, con i carri grandi, le tribune, il getto, le manifestazioni collaterali, eccetera, secondo me non ha un grande respiro, non andrà molto lontano nel tempo. E questo per alcuni motivi precisi. Il primo è che lo sforzo economico che serve per sostenere la manifestazione non è più quello di un tempo e appunto sarà sempre più difficile portarlo avanti. Il secondo è che i carristi sono ridotti all'osso. Io li ritengo una specie di panda cittadini, una specie in via di estinzione e non credo che ci sarà un cambiamento in futuro perché il carnevale, diciamocelo chiaramente, nell'interesse collettivo e soprattutto dei giovani è molto sceso. Poi c'è un terzo punto e cioè che per motivi di ordine pubblico i prefetti limitano l'accesso per cui con meno spettatori abbiamo meno incassi e non abbiamo più il pienone. E noi, diciamocelo chiaramente, il carnevale è bello quando i carri fanno fatica a camminare e la folla è talmente tanta che la strada tu non la vedi nemmeno, ma un carnevale con la strada semivuota, guarda, per me non serve a niente, è un pessimo biglietto da visita. In più c'è un altro problema, che noi stiamo vivendo dei tempi molto complicati e complessi, e mi riferisco anche al Covid ovviamente, per cui non sappiamo cosa c'è dietro l'angolo. Poi Deli ha parlato dei carri allegorici. Per andare avanti forse dovremmo tornare indietro, cioè fare un carnevale con i carri più piccoli, come avveniva negli anni 50, che erano fra l'altro di più come numero. Non fare più il getto, togliere le tribune, insomma diminuire le spese, perché con questo budget qui che c'è non lo so quanto si potrà reggere negli anni. Però ti dico, se cambia, poi magari in altre forme può andare avanti altri 50 anni. Infine il carrista ha detto la sua sull'edizione estiva. Il carnevale estivo è nato per tradizione la seconda domenica di agosto, 9 agosto 1959 e così fino al 1971. Secondo me si deve fare quando c'è il massimo della folla e non quando ce n'è di meno sperando che venga. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alle elezioni comunali di Colli al Metauro con la presentazione della lista Insieme per Crescere Pietro Briganti Sindaco. Però ci salutiamo con la foto dell'accensione della lampada al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto da parte di Andrea Zorzi e Carlo Macchini in rappresentanza di tutto il mondo dello sport. Buona serata a tutti.